Perché? Perché si è messo lì così? Allora una mia. Che belli che sono i bambini. Che no! Manco si rende conto di cosa c'ha in mano. Eh? C'hai occhio, eh? C'hai occhio. No, vabbè. Però Gino, se continua a schiacciare, non registra. Ecco, fermati così. Bravo, stai registrando. Guarda che pesa. Non ce la fai a tenerla. Non ce la fai. C'è solo. Ma mi stai riprendendo? Eh? No, così. Fermo. Si vede, occhio, occhio che cade. Gira su. Gira su. Bravo. Bravo. Vai, cioè, sei già bravo. Non schiacciare lì, non schiacciare lì. Ecco, bravo. Dopo di puta non che ne sai da no. Cos'è? Lo vuoi provare veramente? Oh, cioè, che la fai cadere. Non è proprio il massimo appoggiarla per terra che c'è la sabbia. Ecco, bravo, gira le leve, dai, vai, prova. Ti faccio vedere questa, guarda, che ti giro lo schermo. Tac. È bella, no? Cos'è? No, questa no. Questa se me la fai cadere un po'. Non farmela cadere. Via su, così. Vedo che hai già imparato a farti le sedie. Easy step. Cosa? Mi stai riprendendo a me? Bravissimo. Adesso girano verso di te. Ecco, bravo, conosci dire mai. Vieni qua che ti ha pistola. Beh, in pratica sono venuto su questa spiaggia che si chiama Madi Rocheli. E qui è un posto particolare da venire la domenica, perché tutti i maigashi che abitano da queste parti vengono in spiaggia per fare il bagno, mangiare, ballare, fare casino. E quindi sono venuto a farmi un giretto. Appena finito di giocare con quei bambini là, che mi hanno praticamente riempito di sabbia la macchina fotografica, adesso mi incammino verso il paese e trovo un passaggio per tornare a casa. Siccome mi guardano male, però vabbè, salve. Sono sicuro che però questo posto mi riserverà un sacco di sorprese. Tanto mi conviene andarmene perché la marea si sta alzando e quindi tra un po' verrò sommerso. Mi guardano strano. Ai ai ai.